voglio dire una cosa, è meglio scrivere qua che sui muri. Ciao, sono Big Lore, sono persiano, sono qui per fare graffiti, io faccio design, quindi cioè, oggi tutti ci siamo, qui c'è sole che si vede, c'è la musica, grazie. Cosa si trova in Piazza Cavour? È una delle cose bellissime che stiamo scoprendo, divertirsi, giocare con altre culture, altre realtà. Sono iraniana. Tutta la cosa è molto poesie, soltanto scrivo su la vita. Sono andata dall'Iran, mi piace fare qualcosa libero. Mi chiamo Mina. Mina, sono viene dall'Ida. È la prima volta che posso fare qualcosa in libera. Mi piace molto fare qualcosa, ma non c'è una possibilità che fare o disegnare o pensare libera in Iran. Vengo da Iello Calabro, in provincia di Cosenza. Ho saputo di questa bellissima manifestazione e sono subito corso. Per dare il mio contributo a Como, che amo tantissimo. Sono dal Kosovo, ho partecipato anche io, è bello, sono divertito così. Entusiasmo alle stelle per tutti, bambini, adulti, anziani, tutti contribuiscono come possono nel loro modo artistico a rendere Como un po' più giovane e vivo. Niente, sono Daddo e è la prima volta che prendo in mano una bomboletta in vita mia. Mercoledì sono andato giù allo stadio del ghiaccio ad aiutare a fare i graffiti e mi sono divertito. Siamo a 500, ne mancano solamente 200 per arrivare al record. Questo lungo lago bello colorato, fatto dai ragazzi, il record abbattuto, tanto entusiasmo, credo la conclusione fantastica di una splendida tre giorni. Siamo contenti. La misura ufficiale sono 812 metri e 60 centimetri. Abbiamo coinvolto 600 volontari, abbiamo utilizzato 2500 bombolette per cercare di battere quel record. Vediamo se ce l'abbiamo fatta, le misurazioni sono già state effettuate, allora vorrei sul palco intanto il giudice ufficiale del Guinness World Record, Lucia Sinigagliese, che è arrivata appositamente da Londra, e l'assessore alle politiche giovanili del comune di Como, Maurizio Faverio. Giudice e assessore, raggiungeteci sul palco. Applauso per Lucia Sinigagliese, che è arrivata sin da Londra. Poi vorrei anche sul palco i ragazzi che hanno collaborato, qui c'è una rappresentanza dei 600 ragazzi. Sì, con la musica filo conduttore, quello che i giovani hanno sentito di manifestare attraverso un disegno, l'hanno fatto proprio in questo modo. Abbiamo battuto il Guinness dei primati, siamo nel Guinness World Record.
aiutateci anche voi per favore. Oh. Signor giudice, ci dica. Sì, è un nuovo record, è ufficiale. Quanti metri siamo riusciti a raggiungere? Il nuovo record è di 812 metri e 60 centimetri, quindi più di 110 metri più lungo di questo prego. Devo dire che è un risultato eccellente, tantissime persone hanno lavorato e vi faccio i miei complimenti. Allora facciamo un applauso ai ragazzi, 600 volontari che hanno lavorato, eccola, è il Guinness per la città di Como, 812 metri per mettere la città di Como. Del nuovo record. Stappiamo anche la bottiglia che bisogna portare per l'occasione. Realizzare